Meno 7. Oggi è il 19. 19 più 7 fa 26, se la matematica me la ricordo ancora, dato che ho finito di studiare da qualche anno. E il 26 che cosa c'è? C'è Juventus Inter. Buona domenica a tutti ragazzi, come state? Questo è uno degli ultimi giorni in cui riusciremo a fare delle chiacchierate un po' così, libertine, con quello che ci passa per la testa e dire le nostre cose, no? Poi entreremo nella settimana che ci porta Juventus Inter e lì saranno dolori. Inizieremo anche un po' a capire i giocatori che recupereranno effettivamente, quelli che non ce la faranno, capire come potrà essere la formazione, capire quali saranno gli umori. Poi io ne sono convinto perché ormai so benissimo come funziona il tutto. Da domani inizieremo a sentire un pochettino sui giornali, interviste ad ex protagonisti del passato, rigore su Giuliano e tutte di Giuliano su Ronaldo, tutte quelle robe lì che tutte le volte che si gioca Juventus Inter ci sta a tirar fuori, no? Così dai, facciamo dei contenuti di un certo tipo, di un certo livello, che hanno molto senso con l'attualità e sono veramente molto importanti per affrontare al meglio il derby d'Italia. Va bene, andiamo avanti. Intanto c'è da sottolineare una cosa, cioè che non è soltanto Federico Chiesa che si è messo in mostra all'interno di queste nazionali, vabbè, a parte la Francia che ha vinto con 28-0, la Francia di Rabiot, c'è anche il primo gol in nazionale maggiore di Yıldız. E non è un gol banale, attenzione, perché quello di Yıldız è il primo gol è contro la Germania, cioè non contro una nazionale di quelle costruite male, che dice vabbè per forza di cose. E poi un super gol, è un gol che mi ha ricordato tanto il gol di Del Piero alla Germania, quello del 2006, che quello è il gol che mi ha fatto innamorare del calcio. Cioè io quando vedo quel gol lì e quell'esultanza di Del Piero ho una botta di adrenalina vergognosa a tal punto da dire cavolo, questo sport è veramente meraviglioso. E guardate poi che cos'è successo in seguito a quel gol lì. Quindi quello è il gol per me, il gol in generale, il gol che ho esultato di più, a cui ho esultato di più in assoluto. Poi è quello di Morata in finale di Champions League, ma perché ero là. E quindi quello di Del Piero e quello di Morata sono i due gol iconici per me in assoluto. E quello di ieri sera di Yıldız è stato un gol molto simile alla Germania. Se poi aggiungiamo il fatto che Yıldız si sia messo ad esultare esattamente come Alex Del Piero, mostrando la linguaccia e rivelando che Del Piero era il suo idolo, aveva i poster in camera, ti commuovi, eh? Perché è tutto collegato poi alla fine. È qualcosa di molto bello, è tutto veramente meraviglioso. E dato che saranno gli ultimi 4-5 giorni, 3-4-5 giorni qui dentro, e quella maglia di Del Piero sullo sfondo c'era prima di questo studio, c'era in questo studio e ci sarà dopo, nel prossimo studio, che è l'unico dettaglio che mi sono portato dietro e che sarà presente in tutto quello che farò. È veramente bello, no? Veramente bello chiudere questo cerchio con Yıldız. Godiamoci il fatto di avere un ragazzo simile, godiamoci il fatto di aver pescato una stellina. E qua c'è da fare complimenti a tutto il reparto scouting della Juventus, a Tognozzi, al fatto che si è creduto su questo giocatore strappato al Bayern Monaco, che l'anno scorso in primavera era sembrato fuori categoria e che quest'anno già Allegri ha definito come un giocatore molto interessante, che ha buttato nella mischia in più occasioni. E devo dire la verità, mi piacerebbe vedere anche con un po' più di coraggio, ma non ovviamente in Juventus-Inter. Poi se succede, meraviglioso, sono pronto ad emozionarmi di fronte a una roba del genere. Però per dire, c'è stato quest'anno il derby in cui Chiesa e Vlahovic erano indisponibili e abbiamo giocato, mi pare, con Ken prima punta e Miretti in appoggio e basta. Quindi in quei momenti di emergenza magari dare la possibilità, ma forse nemmeno dal primo minuto, però di farsi un tempo a un giocatore del genere, secondo me è molto importante. E magari quando arriverà anche la Coppa Italia, perché poi arriveremo a concludere il girone d'andata di Serie A dopo il 30 di dicembre, che si giocherà la sfida tra Juve e Roma, e poi la prima sfida dell'anno sarà con la Salernitana, e ci sarà anche la Coppa Italia sempre con la Salernitana, mi pare il 4 di gennaio o il 7 di gennaio, nel senso che giochiamo quelle due gare con lo stesso avversario, con due competizioni diverse, veramente
attaccate, quindi chissà che non ci possa essere l'opportunità di far partire al primo minuto diversi giocatori. Stavo ragionando un pochettino sulla possibilità della Juve di andare col tridente. Allora, ieri parlavamo dell'Italia di Spalletti che partiva 4-3-3, ma poi impostava 3 perché accentrava Di Marco, perché alzava Barella e Bonaventura e andava a giocare con il 3-2-5, praticamente il solito 3-2-5 che abbiamo visto fare in più occasioni anche al Manchester City, campione d'Europa. Ora, non dico di dover arrivare per forza a quella roba lì. Io ho già spiegato a più riprese come per me la Juventus che gioca con Cambiaso che viene dentro il campo è decisamente più efficace in assoluto e permette anche a Federico Chiesa di essere più efficace, però stavo ragionando un pochettino su quelli che dovevano essere i presupposti per passare addirittura magari a un 4-3-3. Ora, io credo che il 4-3-3 non sia un modulo che piace ad Allegri. Ad Allegri il 4-3-3 non piace perché storicamente non l'ha usato. Cioè, ricordo un Allegri con un 4-2-3-1 perché si difende 4-4-2, ricordo Allegri con il 3-5-2 come stiamo facendo in questo momento, ricordo Allegri con il rombo che comunque difendeva 4-4-2 abbassando il trequartista e allargando le mezze ali. Quando abbiamo giocato con il 4-3-3 ho qualche ricordo sparso, qualche partita qua e là, su tutte, la partita in cui la Juve va a Madrid e poi c'è quel rigore di Ronaldo all'ultimo con l'espulsione di Buffon. Ce ne sono veramente poche che mi vengono in mente col 4-3-3, perché non è un modulo da Massimiliano Allegri, quindi io lo scarterei a priori. E poi mi sono imbattuto in un ragionamento che abbiamo già fatto tante volte, però oggi mi è venuto da farmi una domanda in più e quindi voglio girarvela, e cioè poi come imposti la difesa. Perché ragionando sulla difesa 4, avevo fatto un video in cui vi spiegavo perché forse addirittura conveniva giocare con Gatti terzino destro piuttosto che con Danilo terzino destro per lasciare Danilo al centro, ripristinare eventualmente anche una difesa 3, fare degli scivolamenti, un po' così. Però immaginiamoci, a sinistra ci può giocare uno tra Cambiaso e Alexandro. Kostić o terzino non ce lo vedo, devo dirvi la verità. Però magari, che ne so, nell'emergenza, anche se l'anno scorso a Napoli nel secondo tempo Kostić terzino, secondo me ci ha dato anche un po' impressione, dimensione di non essere prontissimo. Poi l'abbiamo visto anche nell'ultima col Cagliari, perché la Juve si era messa a difendere 4-4-2 per cercare di arginare il giocatore tra le linee, in quel caso era Viola, e quindi Kostić era scivolato come terzino di sinistro per contenere, mi pare, Jankto. Centrali. Ai Rugani, ai Bremer, ai Gatti, ai eventualmente Danilo, ai eventualmente Alexandro, insomma, di centrali non è un problema, quelli li hai, lo stesso Huijsen, ne hai, centrali ne hai. A destra ci potrebbe giocare Weah, però a me Weah sinceramente non sembra un giocatore così difensivo, anzi, secondo me Weah lo potresti usare molto bene come esterno a destra in un 4-3-3, lasciando Chiesa a sinistra, ipoteticamente. Secondo me potrebbe farlo pure McKennie col ruolo lì, perché quest'anno ha dimostrato di sacrificarsi tanto, poi lui l'ha spiegato, non è proprio il suo ruolo preferito, lui preferirebbe essere un 8, quindi una mezzala di destra, però poi si mette a disposizione della squadra. Potrebbe farlo Danilo, potrebbe farlo Gatti, insomma qualche alternativa comunque ce l'hai. Ragiono più che altro sulla figura di Bremer, e tutte le volte che provo a immaginarmi due centrali difensivi mi viene a dire, se devo giocare con Bremer nei 4, Bremer sta a destra e Danilo sta a sinistra nella difesa 2, la miglior composizione che mi viene in mente sulla carta con i difensori della Juventus. Poi però mi dico, cavolo, uno come Bremer però nella difesa 4 non lo vai a valorizzare, rende meglio nella difesa 3, e questo è stato il ragionamento che l'anno scorso ha portato la Juve a passare da 4-3, ricorderete, no? La prima partita proprio nel derby, vinto 1-0, gol di Vlahovic, mi pare. Ecco, fino a qua abbiamo già fatto tante volte questo ragionamento. Oggi però mi è venuto da aggiungere un pezzettino, ed è quello che voglio chiedere a voi. E cioè, è vero, Bremer a 4 fa più fatica e rende meglio a 3. Però l'anno scorso abbiamo detto più volte che Bremer nella difesa 3 è il centrale aggressivo che ti permette di giocare con la difesa, con la linea alta a 3, che invece difendendo basso fa decisamente più fatica. Dopo un anno, arrivati a questo punto qui, in cui la Juventus comunque è la seconda miglior difesa del campionato e Bremer sta crescendo di condizione, tanto che è stato anche decisivo con un gol nell'ultima partita di campionato, Bremer ha imparato a difendere basso.
e lo vediamo spesso e volentieri dirigere la difesa 3. L'altra sera dicevano, mi pare, a Dazon, come se fosse una difesa 4 in cui chiama anche i tempi di salita, ed effettivamente con il Cagliari questa cosa l'abbiamo vista. E allora mi viene a dire, ma Bremer, che era un centrale della difesa 3 da difesa alta, da aggressione, da pressing, che poi dopo un anno si è ritrovato ad imparare anche a difendere basso nella difesa 3, perché non dovrebbe imparare a giocare anche a 4? Certo, è un processo che richiede del tempo, indubbiamente, come tutte le cose nel calcio, come tutte le modifiche nel calcio, non si può avere sempre tutto pronto, bisogna lavorarci, impegnarsi, sudare, faticare per forza di cose per raggiungere degli obiettivi. Però questo pezzettino, in tutte le volte in cui abbiamo preso in considerazione l'ipotesi della difesa 4, arrivavo lì, guardavo la difesa, cercavo di incastrare, dicevo vabbè, non mi torna qualcosa, quindi dobbiamo per forza di cose rimandare questa roba qua. Ma dato che si parla di Sancho, dato che si parla anche di esterni per la Juventus in vista del mercato di gennaio, e che quindi mi viene a dire chiamano fortemente il 4-3-3 o al limite il 4-2-3-1, che forse è un modulo più da Allegri, perché devo fermarmi al limite Bremer, chiamiamolo così, come se fosse una nozione, un teorema, al limite di Bremer del giocare a 4, quando poi il limite di Bremer del difendere basso l'abbiamo arginato, perché l'allenatore credeva più in quella filosofia lì e quindi ha insistito a tal punto da permettere a Bremer di imparare, di ritrovarsi più a suo agio all'interno di un concetto che prima di Allegri gli era sconosciuto, perché Bremer era famoso per essere aggressivo, per andare sull'anticipo, per recuperare quella palla, per andare in avanti, per tenere alta la difesa. Invece adesso Bremer la guida, l'alza e l'abbassa, cioè è diventato un giocatore più a suo agio anche in quel contesto lì, che prima non aveva mai preso in considerazione. E dato che Bremer comunque è un giocatore brasiliano e che quando andrà in nazionale dovrà ritrovarsi all'interno di meccanismi difensivi di una linea a 4, allora mi viene a dire, se ha imparato a giocare basso, non vedo perché non debba imparare anche a giocare a 4. Tutto lì, volevo sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti. Mancano 7 giorni a Juventus-Inter, anche Nala è arrabbiata, sentite qua, si è arrabbiata, dai, vabbè, oggi è un video così, ve la faccio vedere, vieni Nala, dato che è diventata gigante, eccola qua, saluta, ciao, stava giocando con il suo giochino, e noi vi diamo appuntamento domani per un nuovo video, ciao ragazzi, buona domenica, Nala stai ferma, stai ferma.